particolarmente considerato su tutti i campi dove è andata a giocare. Si tratta di Nada Zrilić, una vera e propria istituzione della pallavolo. Siamo sicuri di fare contente molte persone che hanno di lei un ottimo ricordo. Vediamo il nostro personaggio della settimana, Nada Zrilić. Nada Zrilić è una delle giocatrici forse più famose d'Italia, uno dei nomi più importanti che è passato attraverso ben due generazioni a questo punto, di, possiamo dirlo, di pallavoliste, e che riesce a tenere altissimo il valore di certi valori morali, scusate la ripetizione, di un atleta. Nada, quando hai cominciato a giocare a pallavolo e hai capito che potevi essere brava, pensavi che sarebbe durato per così tanto tempo, che sarebbe stata la tua vita? Beh, io non voglio parlare molto di mio passato, perché se devo passare qui ci vuole un sacco di tempo, perché poi uno si domanda chissà quanti anni ha, chissà quanto tempo gioca ancora alla pallavolo. Sì, ho cominciato a 17 anni, sono quasi 23 anni di carriera di alti livelli. Comunque adesso non penso di ancora andare avanti finché riesco a stare in questo ambiente. Io spero, ecco, finire la carriera nel positivo, nel latte Rugiada Matera. Ecco, no, da quando hai cominciato ovviamente in Croazia, poi com'è stato il tuo passaggio in Italia? Chi è stato l'artefice di questa venuta nel nostro paese? Sì, io ho giocato 4 anni lì in ex Jugoslavia e poi ho fatto tanti anni in nazionale, sono 10 anni in nazionale, tante presenze, sono 283 presenze e 23 mi pare in nazionale juniores. E poi niente, tramite la nazionale, ecco, ho conosciuto una ragazza, mi sono messa in contatto e tramite lei ho parlato un po' di mio problema familiare, gli ho detto che ho bisogno di urgenza di andarmene fuori perché stavo troppo male a casa mia. Nada, oggi come oggi, alla luce di tutta l'esperienza tua professionale, consiglieresti a una giovane atleta di impegnarsi nella carriera pallavolistica? Insomma, tutti i sacrifici vengono poi ripagati. Sì, oggi comunque è molto difficile fare in questa carriera quello che ho fatto io, perché i tempi erano molto, molto diversi. Adesso la pallavolo è cresciuta, gli impegni sono tantissimi. Cioè, quando giocavo io c'era poco da fare, cioè, l'unico sfogo, ecco, andare in palestra e divertirsi così, perché altri divertimenti non c'erano. Quali sono le cose importanti per Nada Zrilić, nella vita di Nada Zrilić? Ma io nella vita mia, ecco, cerco di meno tenere mio punto principale, ecco, fare il mio meglio nella carriera, nel mio lavoro, quello che sto facendo adesso, essere una giocatrice agli alti livelli. E poi, cioè, secondo piano, ecco, aiutare anche il prossimo nelle difficoltà. Ecco, Nada, una parola la dobbiamo spendere per forza, è doverosa, sulla situazione della Croazia e del tuo paese. Quanto ti sei risentita per il così poco impegno degli altri paesi nei confronti della tua nazione, in fondo così vicino a noi? Sì, cioè, all'inizio stavo molto male, poi dopo mi sono adesso anche abituata, anche adesso guardando telegiornali, cioè, mi è diventata una cosa normalissima. Cioè, i primi tempi ho subito tantissimo, sono stata molto, molto male, vedendo un po' soprattutto in tutti i paesi che sono molto vicini, che hanno dato pochissimo. Adesso sono 2 anni che ancora non hanno risolto questo problema, cioè, adesso sarà molto, molto dura, perché proprio la guerra ha colpito molti, molti posti, che sarà molto difficile adesso separare tutte queste razze, che sarà molto, molto, molto difficile. Nada, un augurio per te, un desiderio che ancora hai nel cassetto, quale può essere? Che noi piacerebbe ovviamente potertelo fare. Che cosa desidera ancora Nada nella sua vita, non solo pallavolistica? No, io desiderio non ho, cioè, io soltanto penso, ecco, prima di tutto mia salute, poi fare questo lavoro e vedere se riesco ancora a fare qualche anno. Cioè, non vorrei essere la leggenda, però, ecco, mi piacerebbe magari fare altri 2 o 3 anni, perché fisicamente sto molto bene. Cioè, io posso soltanto augurare la gente che magari ha questa possibilità, invece di stare per la strada,
che hanno magari più desiderio stare in palestra sono le persone che potrebbero dare molto, perché noi nella pallavolo, soprattutto nello sport femminile, abbiamo proprio bisogno della generazione delle ragazze molto giovani, perché io vi dico, cioè, io sono tanti anni e ancora non ho trovato una persona che mi riesce a buttare fuori nelle virgolette. E noi siamo d'accordo con te, in bocca al lupo, grazie, e continua a seguire con noi Volley Club. Grazie, grazie a lei. In bocca al lupo davvero a Nada, che possa finire nella maniera migliore, come lei desidera, la sua carriera pallavolistica. Speriamo tra l'altro che duri ancora per molto, perché fisicamente e atleticamente la giocatrice è ancora in condizioni eccellenti, e che le arrivino anche i successi con il latte Rugiada a Matera. Nada Zrilic, dopo 5 anni, un'intervista che forse non avresti voluto fare. Sì, mi viene anche un po' difficile adesso parlare, perché dopo 5 anni, cioè, adesso sono venuta qua perché veramente volevo salutare tutti quanti quelli che mi sono stati molto molto vicino. Sono stati quelli 5 anni bellissimi, stupendi, e adesso devo aprire un altro capitolo. Un capitolo che va comunque ad aprirsi qui vicino, dove? Sì, sarà molto vicino, non sa una distanza molto grande, sarà 100 km da qua. È una società dove io ho trattato un paio di mesi fa, e adesso se la cosa si è conclusa, alle 2:30 firmo contratto per i Trani. Quindi una Nada Zrilic che è stata la prima a credere nel Matera, venisti qui quando la squadra doveva essere condotta in A2, adesso dalla 2 alla 1, adesso te ne vai dopo lo scudetto. Quali momenti belli e quali meno belli di questa esperienza materana? No, io non parlerei dei momenti brutti, perché per me sono stati tutti questi 5 anni molto belli, cioè, soprattutto questo forse ultimo anno è stato un po' per me un po' difficile, però non è nessuna importanza, perché adesso le strade si dividono, cercherò di fare il mio meglio nella quell'altra società. A Trani con che discorsi? Sicuramente se vai a Trani è per essere di nuovo ad alti livelli. Sì, io cerco di dare mio meglio, anche una squadra che disputa campionato di A2, io conosco quella società da molti anni, perché abbiamo disputato anche partite amichevole. Loro stanno cercando di fare una squadra molto competitiva per fare la salita in A1, e poi speriamo con il mio procuratore, che in questo momento è qua, di vedere un po' se è in grado di fare una squadra molto competitiva, quello che ha cercato di fare anche a Matera. Ananni, un saluto ai tifosi e un saluto anche alle tue oramai ex compagne. Sì, io quello che ti ho detto prima, io ho sempre salutato in tutti questi 5 anni tutti quanti. Adesso io non ho che ho bisogno di salutare, perché loro sanno benissimo tutti i miei spostamenti e le mie decisioni. Cioè, vorrei prima di tutto salutare veramente una persona che è stato primo tifoso, che sarebbe il sindaco. Poi anche la mia ex compagna, un'amica veramente eccezionale che mi ha aiutato moltissimo, la Poparodica, e poi è tutto il resto, tutti i miei amici che mi sono stati vicino e mie compagne, e li auguro un bocca al lupo per la Coppa Campioni. L'anno prossimo comunque ti vedremo confusa tra i supporter quando non giocherai a Matera per tifare la tua ex squadra. Comunque le distanze non sono molto molto lunghe, io cercherò qualche volta a venire anche a vedere qualche partita, se è possibile, perché i campionati, come sapete tutti, in A1 e A2 si giocano domenica. Io in qualche modo cercherò di venire e fare tifo per Matera, perché Matera veramente mi è rimasto in cuore, però purtroppo le strade si dividono, ognuno deve cercare di fare il suo meglio, pensare proprio al lavoro. Comunque penso che i tifosi materani continueranno a tifare per Nada Zrilic. Sì, quello sì, infatti è stato il primo tifoso Toto avvisato stamattina, perché io le ho fatto telefonata dicendo che da ieri non faccio più parte della Matera. Grazie alla Francolini, manager di Nada Zrilic e altre giocatrici. Tu un po' hai portato Nada e qualche altro 5 anni fa a Matera, adesso Nada va via, ci puoi spiegare un po' come è venuto questo distacco di Nada con Matera? Ma il distacco purtroppo è stato motivato da motivi squisitamente professionali da parte di Nada,
e cioè che a 39 anni un contratto triennale da parte del Trani, che vuol dire sicurezza, e che purtroppo non rientrava in quest'ottica la dirigenza del Matera. Non è assolutamente polemico, è soltanto un dato di fatto. Solo che prendere una decisione professionale dopo 5 anni, insomma, non è molto semplice, e soprattutto penso non sia stato molto semplice nemmeno per te, perché sei affezionata sia a Nada sia a Matera, di cui forse sei oramai la prima tifosa. Sì, cioè, mi ricordo 5 anni fa quando venni che non riuscivo a capire il perché Nada mi avesse detto che voleva venire giù a Matera, e poi ho capito subito, cioè il calore della gente, il calore dei tifosi, i dirigenti, tutti. E la prima cosa che mi chiese Bagnale 5 anni fa era la Coppa Campioni, e forse l'anno prossimo ci arriviamo. Graziella, tu oltre al manager di Nada sei manager di altre giocatrici tipo Consuelo Mangifesta e altre ancora. Qualche notizia sulle tue giocatrici, quelle che rimangono qui a Matera, sì, quelle che eventualmente partono per altri lidi come Nada? Dunque, Consuelo è rientrato tutto, no, quelle voci che circolavano sia in Matera che in Italia, e Consuelo, abbiamo firmato il contratto l'altra sera con il dottor Bagnale. Kiba ha già un contratto biennale, quindi non ci sono problemi. E le altre, cioè queste sono quelle che io seguo qui a